Va bene, va bene. Vabbè, Piero, Piero, la telecamera! Ah! Ah. Eccolo qua. Ciao ragazzi! Ciao. Io sono Eri! E io sono Dominica! E chi siamo noi? Dillo, chi siamo noi? Iniziamo! Dovete assolutamente esserlo, iscrivendovi a questo canale, attivando anche la campanellina e lasciando un bellissimo like a questo video. E fatelo anche oggi, prima che io finisca lo sciorilingua. Dai! 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. No, 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 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33. No, 333. 333. Ah, 333 trentini entrarono a Trento tutti e 333 trotterellando. E i trentini? 333 trentini entrarono a Trento tutti e 333 trentini trottorellando. No! Se vi siete iscritti siete bravissimi! Oppure se non vi siete iscritti fate la figura di Dominique. No, sto scherzando. E poi lo sapete dire, fateci sapere anche questo. Ma basta, è necessariamente tornato il momento di allenarci, metterci alla prova e migliorare le nostre abilità. Infatti, l'ultimo messaggio dei nostri noi dal futuro. Noi del futuro? Non era solo un messaggio, ma ci regalavano anche un oggetto. Cosa ha regalato questo? Dicendoci che ci sarebbe servito nelle prossime cose che dovremmo affrontare. Anche se non sappiamo bene come possa servirci un salvagente a forma di ciambella. Se non l'avete visto, andatelo a vedere qui sopra, comparirà la scheda. E infatti, come già ci avevano detto i nostri noi dal futuro in altri video messaggi, noi ci ritroveremo ad affrontare delle difficoltà, delle situazioni particolari. Ed è per questo che stiamo cercando di essere pronti, di allenarci e metterci alla prova migliorando tutte le nostre abilità per poter superare ogni cosa, come già stiamo facendo in alcuni video. Ok, non quindi, credo che questa possa servire. Adesso siamo qui. Aiuto! Ok, basta. Torniamo alla prova di oggi. La prova che abbiamo pensato per oggi sarà davvero difficile da superare. Dobbiamo essere uniti, pronti ad aiutarci a vicenda. E quale modo migliore se non provare a stare 24 ore legati insieme e provare a fare qualunque cosa durante la giornata da legati? Non dovrebbe essere così facile. No. Quindi adesso ci legheremo per un polso e da questo momento inizierà la nostra giornata meravigliosa. Non potremo slegarci per nessun motivo al mondo, dovremo riuscire a fare tutte cose da legati. Ok? Aspetta, fammi fare una cosa. Ok. Potrei farlo più. Infatti. Prendiamo qualcosa per legarci. Proviamo ad attaccarci con questo filo. Tagliamolo prima. Penso che così dovrebbe bastare. Ok, già la cosa dà fastidio. Come facciamo? È un po' complicato. Aspetta, ti do. Se fai un altro giro. Ecco, ok. Attacchiamoci, forza. Tiro là. Bravo, perfetto. Ora di nuovo. No. No, no. No, non stai facendo niente. Vai, vai, tira, tira. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok. No, 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 no. Come faremo a stare 24 ore così? No, no, non puoi grattarti. E che devo fare? No, no. Bene, da questo momento inizia la nostra giornata. Sì, la nostra giornata, sì. Andiamo? Andiamo. Andiamo! Ah! Un recupero! Tieni la telecamera con l'altra mano. Tieni, per favore, grazie. Allora, io intanto ho fame e voglio prendere i biscotti, quindi vieni. No, prendili tu. Come faccio a prenderli io? Guarda, guarda, già non posso muovermi più. Tieni questa cosa. Dai però, sei troppo lenta. Ok. No, no, ma perché devi mangiarli per forza con quella mano? Mangiali con l'altra. No. Mangiali con l'altra mano. Si salva, tieni. Aspetta, devo staccare la telecamera, aspetta. Tu mangia pure, ma io devo bere, ho sete. Andiamo. Alzati, tieni questa. Ok. Ok, si può fare, si può vivere così. Dove sono gli altri biscotti? Ok, ora basta.
basta farmi fare avanti e indietro, stiamoci un po' tranquilli. Va bene, allora io gioco a Minecraft. Ora forse riusciremo a stare un po' tranquilli. Io invece guarderò qualcosa su YouTube. Sì, però la mano mi serve. Va bene, prenditela pure. Io lo farò con una mano. No! Che c'è? Che succede? No! Mi ha ucciso lo zombie! Dai, no! Mi serve la mano, mi serve. Gioca con una mano. Aiuto. Devo alzarmi. Sì. Ok. Non pensi che ora sia arrivato il momento di mangiare? Io ho fame. Sto facendo la fattoria però. Dai, devo preparare qualcosa da mangiare. Cosa mangiamo? Vabbè, dai. Vediamo di mangiare qualcosa, anche se non so come fare. Ok, posso provare a fare un po' di pane. Aspetta. No, no, ma è impossibile. Devi prendere i salumi, sono messi là. Ok, li vado a prendere. No, ma... No. Ai. Facciamo così, ragazzi, è troppo complicato. Spegni un attimo la telecamera e proviamo a mangiare, perché servono almeno tre mani. Ci vediamo dopo che saremo riusciti a mangiare. Bene, ora che abbiamo mangiato torniamo a riposarci e non facciamo nulla assolutamente, perché è impossibile fare le cose con te. Sì, veramente io oggi dovevo andare a comprare una cosa. E perché devi comprarla proprio oggi? La compri un altro giorno. No, perché scade l'offerta oggi, è l'ultimo giorno. Ma dove vorresti andare legato in questo modo? Prendere questa cosa. Ma non ci pensare proprio, è impossibile, come facciamo a scendere così? Ma poi dovresti guidare, come fai? Che ci vuole? Tanto guido io, mica guidi tu. Tu non devi fare nulla, io devo guidare. Dici sul serio, dobbiamo proprio andarci oggi? È l'ultimo giorno, altrimenti lo dovevo comprare a prezzo pieno. E quanto sarebbe il prezzo pieno? Un euro, un euro e 50 in più, non mi ricordo. Ma... No! Va bene, andiamoci. Fammi vedere come sei capace. La smetti, mi stai rompendo il non polso. Non ce la faccio senza gesticolare, l'ho non capito. Ce la faccio. Scendiamo e proviamo. Ok, siamo davanti alla macchina. Volendo si potrebbe entrare, ma... Abbiamo sbagliato lato. Sì, ci siamo legati dal lato sbagliato. Dovremmo legare questo lato. Questo, questo sì, è esatto, braccia. In modo da entrare, perché così potremmo entrare dallo stesso lato. Ok, leghiamoci meglio. Noi ci siamo ripromessi che non dobbiamo staccarci per nessun motivo al mondo oggi, altrimenti la prova non è valida. Allora, per poter cambiare lato, abbiamo pensato che dobbiamo attaccarci nel frattempo all'altro lato, e soltanto quando saremo attaccati dall'altro lato potremo staccare l'altro lato. Dammi fio. Gira. Gira. Ah, hai. Dacci. Io sto. Evviva! È troppo stretto! Ce l'abbiamo fatta! Okay. Ora possiamo entrare in macchina. Guardate il segnale, ragazzi! Ok, ci siamo. Ora entrerò prima io e dopo entrerai tu dallo stesso lato. Tu aspetta! Aiuto! Ehi, vieni! Ce la puoi fare! Sì, devo entrare! Ora come farei a guidare? Non lo so, problema tuo! Aspetta, ma poi dov'è che dobbiamo andare? Ancora non l'ho capito! Soltanto a 10 km da qui! Tu sei pazzo! Ma come facciamo? Ok, va bene. Dobbiamo metterci le cinture. Metti la mia. Ok, io metto la tua. Dammi qua. Ok, ci siamo, possiamo partire. Andiamo. Ai, la marcia no. Le marce no, perché... Andiamo, evviva! Ma veramente dovrò stare tutto il tempo con questo braccio così. A quanto pare. Vi faremo sapere se ce la faremo. Aspetta, fammi chiudere. No, aspetta, devo cambiare marcia. Ok, già guidiamo da un po', un paio di chilometri l'abbiamo fatti e ce la faremo ad arrivare. Mi sta soltanto andando in cancrena la mano, però... Non ti preoccupare, nessuno è mai morto con una mano legata. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati, abbiamo posteggiato e adesso scendiamo. Non so come sarà camminare in mezzo alla gente in questo modo. Però ci diamo la manina. Cerchiamo di non farlo notare troppo, che siamo due pazzi legati. Ora il problema sarà scendere dalla macchina. Lo stesso modo di così. Mamma mia. Ok, nel frattempo, come potete vedere, ci stiamo avvicinando al tramonto.
Ok ragazzi, non è proprio cosa semplice camminare in questo modo. La ci sentiamo gente un ci po' guarda osservati. Così. Ci vedete che ho comprato, almeno dobbiamo nutrirci. Guardate, guardate, guardate. Sì, sì, ma questo lo mangio tutto io perché a lui non piace, lo sapete. E lui ora si comprerà qualcos'altro, vediamo cosa. Meglio pizza o pollo così nel mondo? Mi sicuro che sushi no, pizza. O pollo. Comunque ragazzi, in tutto questo è sera, sono le 8:30, a momenti il centro commerciale chiude. E infatti stiamo per uscire, alla fine ce la stiamo perdendo, ce la stiamo perdendo. Sbrigati, devi sbrigare e comprarti da mangiare prima che restiamo senza, dai. Va bene, corro, ciao. Come potete vedere, ormai è buio totale. Buio. Infatti siamo con la luce e non si vede molto. Ok. E siamo ancora legati. Ancora legatissimi. Ma la cosa più importante è che abbiamo qui due belle pizze, il sushi. E adesso possiamo mangiare! E sicuramente voi vi chiederete, ma hanno ospiti a cena? No, siamo solo noi no, due. No, siamo però... solo noi due. Ma... perché prendere una pizza? Due pizze e il sushi. E la Coca-Cola e le patatine che già abbiamo mangiato. E adesso non so come faremo a mangiare la pizza, perché insomma, vi risparmiamo assolutamente questa scena perché vogliamo risparmiarvela. Anche alle mani un regista, se una mangia, l'altra è bloccata e l'altra... E adesso andiamo a mangiare, ci vediamo dopo. No, 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 non sono lì, no! Ragazzi, è notte e noi siamo ancora legati. Abbiamo mangiato, abbiamo fatto un altro giro. Ora ci siamo fermati per fare questa parte perché c'è troppo buio e non si vede nulla. E ora abbiamo sonno. Sì, quindi io penso che sia arrivato il momento di andare a casa e di andare a dormire perché questa giornata è stata stancante. Possiamo dire ufficialmente di esserci riusciti. Abbiamo superato quest'altra prova che è durata una giornata intera. Comunque lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram, ci trovate come dinsieme.official. Oggi salutiamo Maria Giada, Annalisa Fusco, Giulia Tiburzi, Ilaria Mussolino e Alessia Platania. Ciao ragazzi, un saluto enorme a tutti quanti voi, vi ciao, vediamo troppo belli, bene. Ciao, troppo bellissimi. E mi raccomando, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao! Basta, basta, adesso stacchiamoci. Oh, stacchiamo tutto, stacchiamo tutto. Stamattina col taglierino abbiamo tolto.